La lista cresce ogni giorno di più. Barone Vassallo, 15 novembre 2021. Allora, mai come in questi ultimi giorni stiamo sentendo di calciatori sportivi, di persone che stavano in aereo, di persone che erano semplicemente a fare jogging, persone che andavano in bicicletta, persone che giocavano a tennis, morire così di colpo, morire, spegnersi come un interruttore on off. Credo che ormai sia innegabile, aprite qualsiasi giornale e leggete del decesso di una persona che è avvenuto per nessun motivo, per nessuna ragione. La ragione c'è, noi la conosciamo benissimo. Ma ancora oggi viene da chiedersi, ma i genitori, i parenti, le mogli, i mariti, i figli o i figli stessi con i genitori, ma dove sono? Perché nessuno alza un dito? Perché nessuno fa nulla? Perché non si prendono i banditi responsabili e gli se la fa pagare? Con questa domanda nella testa, ieri pomeriggio pioveva a dirotto. Io mi trovavo a Latina, a casa di un'amica, e a un certo punto volevamo uscire un attimo. Prendiamo e andiamo al centro commerciale di Aprilia, che naturalmente essendo chiuso c'era la possibilità di poter girare un po' perché fuori era impossibile girare. In questo centro commerciale di Aprilia mi sento chiamare. Io non l'avevo riconosciuto. Era un mio ex amico, ex compagno di tante avventure della fine degli anni 90, inizi degli anni 2000, che era lì con la sua moglie, credo, moglie o compagna, con il figlio e la fidanzatina del figlio. Premetto, con questo ragazzo, fino ai primi del 2000-2001, così massimo, ne abbiamo fatte di tutti i colori. Uscivamo la sera, andavamo in discoteca, andavamo nei locali notturni, andavamo a divertirci. Molto spesso sia nella parte centrale di Roma che nella parte litoranea, dove c'erano moltissimi locali, che a quei tempi erano tutto tranne che locali, come si può dire, sani, via, chiamiamoli così. Naturalmente, giovani di 18 anni, 19 anni, nel pieno del fiore dell'età, nel pieno del fiore delle forze, capitava ogni volta che andavamo che in qualche modo si conoscevano delle ragazze e poi si finiva la serata assieme. E in quelle serate tutto si faceva tranne che stare attenti alla propria salute, sia in senso lato, sia anche in senso di esagerazioni con quello che si trova nei locali, quindi alcol e via discorrendo. E questo mio ex amico, era uno dei migliori. Obiettivamente era uno dei migliori, era uno dei più forti, era uno di quelli che ogni serata rimediava, era uno di quelli che ogni serata si divertiva, era uno che ogni serata faceva gli stravizi. Quindi il suo stile di vita tutto è stato tranne che sano, ma in tutti i sensi. Lui correva rischi in ogni modo, tant'è che lui aveva una Volkswagen Polo TDI nuova all'epoca, che era una macchina da, ai tempi era veramente una macchina da pariolini, costava un sacco di soldi.
E lui la guidava continuamente di notte tardi in stato di ebbrezza, cosa che a quei tempi era quasi la normalità, tant'è che noi abbiamo perso anche degli amici che hanno avuto incidenti, che hanno avuto purtroppo, come credo tutti quelli della mia generazione. Quindi era una persona che amava un certo tipo di vita. Dopodiché nel 2001 io non l'ho più visto e l'ho rincontrato ieri in questo centro commerciale. In questo centro commerciale lui era col suo figlio credo fosse un ragazzo di 17-18 anni, insomma un ragazzo vicino alla maggiore età, un tipico ragazzo di quelli odierni, quindi molto magrolino, piccolino, tutto rifinito, sopracciglia, senza barba, senza nulla, con la fidanzatina lì. E mentre io ci parlavo, lui con la sua fidanzatina, il figlio, si sono dati un bacio con il sacro feticcio davanti alla bocca. Al che io naturalmente parlavo con lui e guardavo quello che accadeva a fianco a lui, e al che mi sono ritrovato a pensare. Mi sono ritrovato a pensare come sia stato possibile che un uomo, ormai un uomo, che ha vissuto la sua vita, perlomeno quando lo conoscevo io, in piena sregolatezza totale proprio, in totale sregolatezza, era una persona che non metteva la cintura di sicurezza quando guidava, che si faceva le canne, che guidava ubriaco, che era proprio l'esatto contrario di fare quello che è giusto nella vita. Ha messo su una famiglia in cui suo figlio bacia la fidanzatina con il sacro feticcio davanti alla bocca. E lui guarda suo figlio fare così senza dir nulla. Cioè abbiamo proprio un confronto generazionale che sono gli esatti opposti. Allora io dentro di me pensavo, ma lui quando aveva 18-20 anni, se avesse visto una scena simile, cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto a quella persona che baciava la fidanzatina con la pezza davanti alla bocca? Quindi veramente a un certo punto arriviamo a capire il perché siamo arrivati a questo punto. È realmente successo qualcosa, ma anche a chi non era proprio scemo, è realmente successo qualcosa che ha cambiato totalmente la percezione, lo sguardo, l'osservazione della realtà. In questi anni è successo qualcosa. Io non riesco a capire cosa sia successo, perché se anche persone che tutto erano tranne che coviglione, perché per carità poi dice uno vabbè crescendo maturi e tutto quanto, però qui non si tratta di maturità, qui si tratta proprio di imbecillità. E allora io tutto ieri mi domandavo, ma che cosa è successo? Cosa è successo? E abbiamo la risposta a questa ecatombe che continua senza trovare ostacoli nelle persone che subiscono la perdita di questo caro. Io davvero rimango esterrefatto, io non dico, per carità, poi uno può avere le proprie convinzioni, ma se vedo mio figlio che bacia la fidanzatina
con la pezza davanti alla bocca, io gli dico: scusa, ti voglio bene, però usa un pochino il cervelletto, usa un pochino il cervellino. E invece no. Questo è quanto oggi ci troviamo ad osservare. Per questo, tutto ciò che riguarda queste improvvise morti, improvvise sparizioni, non avrà fine. Perché anche chi un tempo era, non voglio dire intelligente, ma almeno era un pochino scaltro, è diventato coglione anche lui. Vabbè, chiudiamo così, ragazzi, rimaniamo con questo pensiero, rimaniamo chiedendoci, rimaniamo con questo dubbio amletico, andiamo avanti con questo dubbio amletico. Perché? Non lo so. A domani. Ciao a tutti.